riservata a puledri di belle speranze. Sono in sette, puledri di tre anni, chiaramente. Dallo steccato con l'1 FireOS, il 2 Figaro SB, il 3 Forum Wise L, il 4 Flying the Dark Gar, il 5 Frank Dino, il 6 Falcons, il 7 Fiona Jet. Non partecipa al lancio Falcons numero 6. Si contendono la testa Figaro SB e Flying the Dark Gar, poi Flying the Dark Gar insiste ed ottiene il via libera dall'avversario. Terza posizione per FireOS, quarta per Forum Wise L. La rottura di Fiona Jet, chiudono Frank Dino e Falcons. Il leader e favorito della corsa dopo lancio in 13.7 riduce drasticamente il ritmo, una frazione in curva in 15.4, 29 il quarto iniziale, così Flying the Dark Gar, Figaro SB, FireOS a largo l'avanzata di Falcons. Si arriva al paletto di 600 metri iniziali in un comunque veloce 44.1. Flying the Dark Gar da Wishingston e Simeoni OK a gestire all'avanguardia. 800 in un minuto e pochi spiccioli, una frazione in curva in 16.2. Flying the Dark Gar affiancato da Falcons, seguito da Figaro SB. Seconda pariglia esterna per Forum Wise L, chilometro con leggera accelerazione in 1.15.2, ultimo paletto in 14.8. Flying the Dark Gar si lascia avvicinare da Falcons. I due arrivano ai tre quarti di miglio in 1.30, 14.8, identico parziale per le ultime due frazioni. Ingresso in retta d'arrivo, Flying the Dark Gar allunga in progressione, Figaro SB trova da correre, Flying the Dark Gar si distende e va a vincere nei confronti di Figaro SB, mentre per il terzo un migliorato Forum Wise L, che però galoppa nei metri conclusivi. Andiamo a vedere se prima o dopo il traguardo. Eh sì, probabilmente prima del traguardo, per cui terzo posto per il numero 6 Falcons. 4-2-6, l'arrivo probabile ed ufficioso, i calori del signor Francesco Rinaldi per il vincitore, un qualitativo figlio di Wishingston e Simeoni OK, allenato da Afrim Schmidra e guidato da Vincenzo Luongo, per entrambi un triplo in giornata. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14.2, 1.14.3, media estremamente tattica.